l'abbiamo fatta e sono molto lieta di presentare oggi uno dei due autori, in realtà l'autore con la maiuscola di questo libro che, come sapete, stiamo utilizzando. Un libro molto corposo che ci sta dando molte soddisfazioni e non lo faremo tutto parola, però è pieno di suggestioni particolari. Come abbiamo visto, il tema dei marziani, il tema della trascrizione radiofonica, filmografica, romanzesca, eccetera, si va a intersecare con la storia americana, la storia della cultura americana, quindi anche della politica, dei mercati e di tante altre belle cose. Ecco, lo metto qua così si vede. E vi presento il professor Roberto Vecchiarelli, che ho la fortuna di avere non solo come collega, ma soprattutto come amico, che ha scritto, lui insegna, è docente di storia dello spettacolo qui all'Accademia di Belle Arti, scusate, di Urbino, e ha scritto molte, molte cose interessanti, oltre che anche legato all'ambito musicale e artistico, non dico molto altro, poi magari se vuoi lo dici tu. Ho visto le sue video installazioni, ho seguito le sue mostre, lui è anche curatore di varie mostre. Ha scritto un libro molto bello che già in passato abbiamo utilizzato anche in qualche corso, tangenzialmente, perché era dedicato a Pesaro, ma era sulla tematica della follia, della pazzia, perché ha lavorato sugli scritti dei pazienti di Lombroso nel periodo in cui Lombroso è stato direttore del San Benedetto di Pesaro, sì, del manicomio di Pesaro, giusto, è proprio chiamato così, e con le testimonianze di pazienti che sono veramente straordinarie. Io le trovo una delle pagine più belle della letteratura italiana, per cui è stato un lavoro veramente importante. Questo è stato altrettanto importante e ho sbagliato dire è stato, perché dovrei dire è importante, proprio perché è un lavoro che non che è in progress, che continua, che è come se non avesse un inizio e non avesse una fine. L'inizio c'è, se vogliamo, perché, come abbiamo visto, è il romanzo che scrive Herbert George Wells in Inghilterra alla fine dell'Ottocento. Ma anche lì si potrebbe andare indietro, perché c'erano già stati gli studi su Marte, c'erano dei dibattiti sui mondi abitati. Possiamo arrivare a Edgar Allan Poe, che parlava appunto in Eureka o Eureka della grande famiglia delle intelligenze cosmiche. Quindi il dibattito era già aperto. Però, se vogliamo trovare un punto di inizio, è nel romanzo di Wells. Da questo romanzo, che sarebbe come le radici di un albero, l'albero va su, diventa una foresta, diciamo, se volete, una metafora, con rami e con foglie che crescono continuamente e che diventano anche un fenomeno globale. Perché ricordiamo che parliamo dell'Inghilterra, poi parliamo degli Stati Uniti e poi parliamo dell'Italia e anche di altri paesi. E il lavoro non è finito qui. Io pensavo che questo sarebbe stato l'ultimo mattoncino, ma mi sbagliavo, perché Ma il pure un professore mattone è rimarrà un bel mattoncino, ma non abbiamo finito. L'esperimento è ancora in corso e quindi cercheremo di seguire poi gli andamenti di questo lavoro. Se hai dopo nelle tue slide dei siti da darci, delle informazioni e poi anche dirci dove potranno vedere loro poi la videoinstallazione, perché alla fine non l'abbiamo vista in aula, anche perché secondo me, io credo che sia un'esperienza, oltre che un experiment, è anche una experience, secondo me. Se ve la vedete da soli, possibilmente in cuffia e possibilmente senza avere delle distrazioni intorno, il gatto, il telefonino, l'amica, eccetera, secondo me è molto molto meglio. Poi non lo so, magari mi sì, sbaglio. La cosa più bella era passeggiare fra le video installazioni, fra i video, ma questo magari adesso non è più possibile. giusto per presentare questa prima immagine, perché questo qui è una scultura che c'è nella città di Woking, il luogo dove sono atterrati i marziani in Inghilterra, vicino a Londra, dove praticamente, essendo quel luogo famoso letterariamente per questo atterraggio dei marziani, hanno costruito questi
appunto questi marziani che camminano per la città. Ma a parte questo, non parleremo tanto del romanzo e della disinstallazione, quanto adesso di questo aspetto, perché diciamo tutto il mio lavoro nasce da questo contesto, cioè dall'EMS, il Laboratorio Elettronico per la Musica Sperimentale del Conservatorio di Pesaro, dove già avevamo realizzato una serie di lavori installativi, per cui cos'è un'installazione, lo vedremo dopo. Questo qui è un laboratorio di musica elettronica, per cui diciamo il lavoro di un testo, delle immagini all'interno di un contesto dove si producono suoni, ci sembrava diciamo un'opportunità piuttosto buona per realizzare dei lavori. Vi mostro diciamo, queste immagini perché negli anni 80 e 90 il laboratorio di musica elettronica si presentava in questo modo, con tutte queste apparecchiature che vedete qua, che risalgono agli anni 70, diciamo sono le prime macchinari per la musica elettronica e che vedremo poi trasformarsi nel tempo dai primi computer fino a questi, che sono decisamente più pratici, dove all'interno della schermata c'è, diciamo, la macchina per operare digitalmente sul suono. I suoni sono generalmente sia generati elettronicamente, sia campionati, cioè presi dalla realtà, poi trasformati e elaborati attraverso questa procedura. La formula di elaborazione del suono non è poi così distante da quella dell'elaborazione dell'immagine elettronica, cioè del video. Per cui ci sembrava già dall'inizio, dalle prime collaborazioni, il modo migliore, diciamo, per collaborare, cioè le immagini video elettroniche e il suono elettronico. Da qui sono nati tutta una serie di lavori che sono contestualizzati anche all'interno di festival, tra cui soprattutto il Festival del Cinema di Pesaro, la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema. Questa, ad esempio, è una partitura, cioè quanto la sonorizzazione, il sonogramma appunto di un suono. Nello stesso tempo si usano ancora cavi, per cui diciamo anche l'aspetto diciamo, materiale è ancora ben presente. Questo qui è diciamo, il conservatorio e soprattutto qui in basso vediamo le vecchie apparecchiature degli anni 70, che tra l'altro il Laboratorio di Musica Elettronica ha conservato, cosa che non hanno fatto gli altri conservatori, per cui diciamo, c'è questo aspetto di ricerca anche del suono del passato. Ma quella sala che vedete è una sala ambisonica, cioè permette sostanzialmente attraverso la distribuzione o delle casse di ricostruire un suono concreto nello spazio, per cui è una spazializzazione sonora, cioè si è all'interno del suono, riproduce l'effetto sonoro della realtà e non quello stereo o quello che ascoltiamo solitamente. Allora, tutto questo ci è servito, diciamo, per è il luogo da cui nasce il lavoro su Wells. Diciamo che il primo approccio con la Guerra dei Mondi è stato però attraverso Orson Welles, perché in quel periodo era uscita la sceneggiatura edita, diciamo, la sceneggiatura del programma radiofonico. Come l'ho visto, l'ho divorato e da lì è nata l'idea di trasportare però, diciamo, quel lavoro sul piano, diciamo, delle televisioni, della televisione, quindi su un piano, diciamo, più contemporaneo. Bisogna fare una premessa, perché a noi interessa, nel momento in cui abbiamo cominciato a pensare al lavoro, sono riflessioni che sono venute prima, grazie chiaramente a tutti i bagagli che in qualche modo uno si porta appresso, poi rinnovati anche posteriormente. Allora, la radio, perché comunque si parte da lì, ci riconduce a una concezione spaziale che per gli dittatori, che sono organizzatori di spazi, è di grande importanza. Allora, Hitler sta sul podio al centro, diciamo, di quello stadio e tutti convergono verso
del dittatore, è l'uno e la forma. E questo aspetto è importante perché lo troveremo anche all'interno del discorso radiofonico. Lui, che vediamo tra l'altro fotografato con queste pose molto esaltate, egocentriche, che calamitano, è ancora più calamitante vocalmente, per cui la radio è stata efficacissima. E qui lo vediamo di fronte alla radio. Quindi la radio in questo caso è stata usata in termini appunto dell'uno che parla alla massa. Questo è successo anche in Italia, naturalmente, perché anche Mussolini, che non era particolarmente affezionato alla radio, però pienamente l'ha utilizzata. Non solo, vediamo, e anche qui è l'uno che parla alla folla, per raggiungere anche luoghi lontani hanno inventato anche la radio rurale. Quindi radio vendute probabilmente a un costo più basso da trasportare anche... Sì, esattamente. Quella grafica è sempre eccezionale. Poi c'è anche Radio Balilla. E anche, diciamo, tutta una grafica che pone l'attenzione sulla radio. Lo strumento era questo, una cosa ben lontana dagli strumenti che abbiamo oggi, molto visibile, diciamo, che occupa spazio. Ed è legata anche a uno stile di vita, come magari si propone attraverso queste immagini. Ed è un vero e proprio mobile che va a sostituire, per certi versi, la stufa del camino. Quello che si pone Orson Welles è e le democrazie come usano la radio. Innanzitutto, Welles ha collaborato con Roosevelt nell'ambito, diciamo, di tutte le operazioni della New Deal, e a un certo punto Roosevelt elabora, diciamo, questi discorsi del caminetto, come vengono chiamati, che è un modo di comunicare ai radioascoltatori in un modo però molto diverso da quello dei dittatori europei. L'approccio era: caro accendi la radio, che parla il presidente, ecco il popolo americano seduto insieme al presidente davanti al focolare, che da una parte fuori, diciamo, c'è il presidente, dall'altra in una posizione tutto sommato simile ci sono gli ascoltatori. Quindi ecco il popolo americano seduto insieme al presidente davanti al focolare, con l'idea proprio del focolare. La ricetta è semplicità delle parole, attentamente scelte. Questo qui porre l'attenzione sull'attentamente scelte, perché oggi abbiamo dei politici che non scelgono attentamente le loro parole, evitando il linguaggio sciatto e portando anche una tensione morale, cioè cose che dell'altro mondo si direbbe, tensione verso la responsabilità individuale, appello alla missione collettiva, che fa parte naturalmente poi del New Deal, e il richiamo alla tradizione. Questo potrebbe anche piacere al resto, ma fanno un cattivo uso del richiamo alla tradizione. Per cui abbiamo da una parte anche la visione cristiana, diciamo, del caminetto, che è abbastanza simile come... Anche l'arte, non c'è sì, l'annunciazione. Comunque, questa è la reale posizione del presidente, con tutte le emittenti radiofoniche, che in America sono tante, non c'era soltanto l'emittente, diciamo, nazionale unica, quanto vediamo la CBS, che poi è quella che userà Orson Welles, ma c'è anche la NBC e poi le altre. Qui lo vediamo proprio accanto al caminetto, e questa è la posizione delle famiglie che ascoltano la radio. Quindi cerchiamo già di immaginarci che se queste qui sono le situazioni in cui si trovano gli spettatori, saranno anche le situazioni degli spettatori nel momento famoso della trasmissione radiofonica. Tranquilla vita domestica, mentre si cuce, mentre si sta cercando di sintonizzare meglio, usata romanticamente. Anche le famiglie più, diciamo, di tutti i ceti. Ecco, qui arriviamo, diciamo, al lavoro del Mercury Theatre.
il gruppo teatrale di Orson Welles. E interessante questo aspetto perché in quel momento Orson Welles stava mettendo in scena il Giulio Cesare di Shakespeare in una forma che vedete già da questa foto, aggiornata, contemporaneizzata, dove praticamente è ambientato questo Giulio Cesare in un'Italia fascista. E il testo è elaborato come in molte parti come se fosse un testo giornalistico, per cui già a teatro stava facendo un lavoro di questo genere. E qui vediamo anche altre scene sempre del Giulio Cesare. Quindi questa idea di contemporaneizzare, la stessa cosa che poi avverrà con il radiodramma. Quindi Orson Welles riesce ad avere la possibilità di fare queste trasmissioni radio e trasforma il nome del Mercury Theater con un approccio diciamo più radiofonico nel 1938 ed elabora molti testi letterali. Sono tantissimi i testi che elaborano. In particolare questo qui della Guerra dei Mondi è nel contesto di un anno di prova, per cui vengono elaborati diversi testi che poi, una volta finito l'anno, e soprattutto grazie al successo della Guerra dei Mondi, arriverà diciamo, una sponsorizzazione, quella della Campbell, e attraverso la sponsorizzazione avranno ancora più spazio per fare, diciamo, queste operazioni radiofoniche, diciamo, ci sono più stagioni in qualche modo. Ecco, questi qui sono un po' gli aspetti importanti, cioè la riduzione dei romanzi in radiodramma, Welles proclama la partecipazione attiva dello spettatore, coinvolgendo nelle facoltà intellettive, contro ogni ruolo passivo che si configura come pura accettazione. Nei suoi lavori teatrali, poi anche in quelli cinematografici, dopo, ma soprattutto con la radio, cerca di attivare il pubblico in modo che appunto non sia mai passivo. Per cui da una parte c'è diciamo, l'aspetto della presa, diciamo, dall'altro poi della sollecitazione lo sveglia in qualche modo. Cioè ha bisogno lo spettatore nelle lacune narrative, sia cinematografiche che radiofoniche, che delle teatrali, di trovare il suo spazio di elaborazione, diciamo di montaggio e quindi di elaborazione del testo per comprenderlo. Per cui sostanzialmente lo spettatore deve essere sempre attivo. Pensate soltanto che negli anni 50 realizza un film che si intitola Rapporto Confidenziale. Questo film procede per salti narrativi. La distribuzione per conto proprio filma altre scene che fanno da congiunzione con una scena all'altra, addirittura con altri attori, con altro tipo di inquadrature. L'inquadratura di Orson Welles è sempre riconoscibile, in questo caso erano proprio incollate lì, per rendere più comprensibile il film. In realtà facendo diciamo, un approccio cinematografico che chiaramente era lontano dal lavoro di Orson Welles, cosa che poi appunto tutte parti che vengono eliminate poi con i restauri recenti. Allora, Welles sfrutta le qualità uditive insite nella natura dello strumento radiofonico. Questo non è banale, non è scontato. Perché la radio è stata utilizzata inizialmente proprio come uno strumento qualsiasi, non con le sue peculiarità. Per cui invece Welles ritiene che la radio vada usata per le sue peculiarità, elaborando un testo capace di alimentare lo spettatore su più fronti. Quindi l'aspetto sonoro è sempre centrale, l'aspetto sonoro si direbbe è acusmatico, per cui lo spettatore non vede la fonte del suono, vede soltanto questa radio, diciamo così, non vede la fonte,
ma il suono, proprio per la sua capacità, per la sua natura, diciamo, il suono acusmatico, riesce, se usato con le giuste strategie, ad essere molto più efficace anche, diciamo, dall'aspetto visivo. Qui ribadisco che il lavoro di decifrazione completamente ratifica del testo, o radiofonico, cinematografico, o teatrale, per Wells è sempre importante. Quindi i suoi film non vanno verso lo spettatore, è lo spettatore che deve andare verso lo spettacolo per avere la capacità di decifrarlo. È il discorso in generale dell'arte contemporanea, quando ci si pone di fronte a un quadro e dice: ma non capisco che senso abbia questa cosa. Beh, non è un'opera di Canova dove il bello viene verso di te, è sei tu che devi porti nella condizione di comprenderlo. Quindi lo spettatore deve assumere una posizione attiva. E questo ci rimanda a questo personaggio. Proprio questi due personaggi che adesso di cui vi parlo hanno una fretta relazione in realtà con Wells, perché hanno in qualche modo cercato di collaborare più volte insieme. Brecht avrebbe voluto Wells per la messa in scena del Galileo fatto a New York durante l'esilio di Brecht in America. Ma due geni sullo stesso palcoscenico non erano, diciamo, possibili. Per cui, diciamo, quella collaborazione alla fine è sfumata, ma fondamentalmente i punti di vista erano abbastanza vicini, proprio perché il teatro di Bertolt Brecht è un teatro che richiede una posizione attiva dello spettatore. Quindi il teatro etico di Bertolt Brecht vuole instaurare un rapporto con lo spettatore. E quindi non c'è mai un atteggiamento passivo, altrimenti sarebbe un fallimento. Ma anche Charlie Chaplin ha, diciamo, questo approccio, e soprattutto è visibile in questo film, Il Grande Dittatore, che peraltro ci riporta anche alla storia in cui siamo immersi. Non so quanti di voi l'hanno visto, Il Grande Dittatore. Ah, io sì, non conto però, Sì, devi dire che non l'hanno ancora visto, perché ora lo vedranno. assolutamente, Tempo, ce ne sono giovani. è un film straordinario perché allora, è contemporaneo a Hitler, il film, e prende in giro la figura di Hitler, quindi una cosa che all'epoca qualcuno ha visto come una cosa, diciamo, negativa, perché non si poteva parlare di una tragedia così grossa in quei termini, eppure è molto più efficace nel ridicolizzare. Fondamentalmente ne viene fuori un personaggio ridicolo. Si parte comunque da un concetto. C'era un personaggio di troppo, nel senso che o Charlot o Hitler. Prendere Tutti e due posizione. hanno i baffetti, tutti e due sono nati praticamente lo stesso giorno, lo stesso anno, lo stesso mese. Davvero, C'è uno sbalzo di bellissimo. qualche giorno. E Charlie Chaplin si è posto il problema. Ok, adesso lavoriamo su di lui. Allora, nel film c'è il dittatore che si chiama Hinkel, il simbolo è leggermente diverso da quello nazista, però fondamentalmente rimanda, e vediamo, diciamo, questa forma appunto aggressiva che conosciamo di Hitler, nello stesso tempo ridicolizzata. Ad esempio, in questa scena dove guarda il mondo e se ne vuole in qualche modo impossessare, per cui lo trasforma in una specie di pallone con cui gioca. Qui lo vediamo anche di fianco a Napoloni, che sarebbe Mussolini, trasformato in Napoloni. E qui vediamo invece l'altro personaggio del film, che è questo Mino, che è tornato, diciamo, dalla guerra e si ritrova, diciamo, un po' sfasato dall'esperienza che ha vissuto, a ritornare a fare il suo lavoro di barbiere. E viene minacciato in quanto ebreo, dalle camicie grigie.
Poi a un certo punto, per tutta una serie di cose rocambolesche, c'è una sostituzione, nel senso che l'omino si trova al posto del dittatore. E in quel momento lì il dittatore sarebbe dovuto salire sul podio e parlare alla folla, anche attraverso la radio, e si troverà, diciamo, l'omino a fare un discorso all'uomo e farà quello che viene chiamato il discorso all'umanità. È uno dei momenti più belli della storia del cinema, più intensi in assoluto. Potete anche solo andare a cercarvi questo. Anche sulla scena. Ma c'è una cosa particolare in questa scena, perché qui vediamo l'omino che sta parlando di fronte al pubblico, che ha di fronte, quindi alla massa. Sempre di più sta spingendo lo sguardo verso la cinepresa, cosa che fa ancora di più in questo momento, nel momento di massimo acme del discorso. Cosa succede? Dal punto di vista cinematografico è una cosa sbagliata, non si guarda nell'obiettivo della cinepresa. Ma qui Charlie Chaplin vuole fare una cosa precisa. Praticamente da personaggio torna a essere Charlie Chaplin. E sta parlando a ognuno, perché nel momento in cui guarda al centro, sta guardando a ognuno, non alla massa. Quindi ognuno è, diciamo, invitato a partecipare e a comprendere quello che dice o a interpretare quello che dice. Ed è ben diverso dal discorso alla massa che impone, diciamo, un significato, Quindi ognuno, come nel teatro di Bertolt Brecht, è invitato a interpretare quel discorso. E questa cosa, diciamo, è molto interessante perché ci rimanda sempre al lavoro fatto da Orson Welles con la radio. L'idea iniziale di Welles, chiamata la prima persona singolare, è costruita attorno al potere e all'intimità del narratore, cioè un ruolo che lo stesso Welles poi interpreta, perché nei programmi radiofonici c'è comunque l'elemento portante che è la figura del narratore, sempre, diciamo, con la voce calda di Orson Welles, capace di modulare la voce e facendole assumere tutti i significati possibili, e invita, diciamo, in maniera suadente, cioè come faceva Roosevelt. Orson Welles è stato consigliere di Roosevelt per quelle trasmissioni radiofoniche, per cui gli consigliava anche come, diciamo, dire le cose. Infatti Roosevelt ha un certo modo di dire le cose e si utilizza una voce calda, appunto, suadente, non la voce rotta, dirompente di Hitler, che è veramente agghiacciante, ma una voce calda che invita all'ascolto, che invita alla relazione. Quindi il titolo rifletteva la convinzione che la radio fosse innanzitutto una cosa diversa dal teatro. In teatro si suppone in un certo modo, quindi gli attori, la compagnia, si suppone in un certo modo. Alla radio invece bisognava parlare direttamente allo spettatore. E questo in generale le radio non lo fanno. O meglio, se voi andate oggi sulla radio, l'italiana, noterete che o sia Canale 1, Canale 2, o Radio Capital, o altre radio, eccetera, eccetera, Virgin Radio e quant'altro, hanno più o meno tutto quello che suppongono, sempre tutto abbastanza ad alta voce. Poi se si va su Radio 3, in particolare certe trasmissioni, come quelle che ci sono in questo momento, tipo Fahrenheit, che qualcuno ci rimanda, hanno le voci suadenti, pacate, basse, appunto, quindi familiari, no? Quindi è una tecnica che poi è entrata. Allora, nei comunicati stampa, Welles ha detto che il Mercury Theatre non ha alcuna intenzione di produrre il suo repertorio teatrale, quindi l'ha dichiarato, e invece di portare alla radio tecniche sperimentali. Per cui è interessante proprio tutto questo approccio sperimentale che lui realizza, e di trattare la radio stessa con l'intelligenza e il rispetto che merita. È uno strumento assolutamente, diciamo, forte, che dà la possibilità a Welles di utilizzare quella cosa che si chiama microfono
dove, ad esempio, dosando la voce, avvicinandosi o allontanandosi dal microfono, si ha la possibilità anche di rendere l'idea dello spazio. Quindi aveva una tale consapevolezza uditiva, Wells, che era capace di rendere lo spazio in cui era ambientata la finzione. Questo permetteva di creare appunto esperienze assolutamente coinvolgenti. In particolare, quella che lui riteneva la trasmissione più efficace era Dracula di Bram Stoker, poi anche L'Isola del Tesoro. Sono tutti testi fondati sull'aspetto uditivo, perché ad esempio L'Isola del Tesoro o in generale la letteratura di Stevenson è fondata molto sull'aspetto uditivo. Pensate soltanto a un elemento centrale dell'Isola del Tesoro. Cioè, praticamente lo scioglimento, diciamo, delle problematiche che accadono all'interno del romanzo, ad esempio, il fatto che i pirati poi vogliono prendere i soldi che stanno andando a cercare, così il protagonista lo scopre stando dentro una botte al buio, quindi in una situazione in qualche modo simile alla radio, no? Dove ascolta le voci degli altri. Dei pirati. In Dracula, non so se qualcuno di voi l'ha mai letto, è un Altra cosa romanzo, da fare, e anche breve. perché usa tante voci, usa le lettere, i telegrammi, il fonografo, per cui i protagonisti parlano tutti attraverso, diciamo, strumenti di comunicazione differenti, per cui c'è questo incrocio continuo di voci che si intersecano attraverso diverse fonti. Ed è di una modernità incredibile, per cui è assolutamente efficace dal punto di vista radiofonico. Con Dracula, dopo un'ora senza fiato di una narrazione tesa, Wells ha assicurato al pubblico che il programma era solo una finzione, perché la gente incominciava a spaventarsi e Ma che avrebbe potuto spegnere la radio e andare a letto. Ma poi torna al finale dicendo, però. Ricorda, ci sono i lupi, ci sono i vampiri, queste cose esistono, questa cosa avveniva alla radio in un certo modo. È interessante come per realizzare l'effetto assolutamente efficace di questo, in realtà non c'erano soltanto le voci, non c'era soltanto la musica di sottofondo, che tra l'altro la musica di sottofondo era di Herrmann, il musicista, che poi realizzerà la colonna sonora di Quarto Potere, ma diventerà poi il musicista di tutti i film di Hitchcock, in particolare di Psycho. Ricordate quella nota della doccia? Com'è efficace, fa una nota e diventa orrore. Ma in realtà il lavoro più efficace avviene attraverso una serie di strategie. Cosa succede se si porta la mano e si agisce sulle componenti di distrazione del pubblico? Per cui, allora, lui vuole richiamare l'attenzione e vuole evitare che ci sia passività. Nello stesso tempo, qui, allora, cerchiamo di elaborare una strategia diversa e giocare invece sulla distrazione del pubblico. Solo un 4% del pubblico ascolta la trasmissione dall'inizio, perché sono abbastanza, diciamo, delle trasmissioni di editate in qualche modo, per cui non è tantissimo il pubblico americano che sta ascoltando. Poi, solo un secondo momento, interviene altro pubblico che, come si fa nella televisione, con lo zapping, passa da un canale all'altro nel momento in cui c'è la pubblicità. Nell'altra emittente, cioè la NBC, stava trasmettendo questo signore che parla con questo pazzo, con il ventriloquo. Il grosso del pubblico stava seguendo questa cosa. Durante la pubblicità di questo passava la trasmissione radiofonica di Orson Welles. Quindi sì, e nello stesso tempo si sfrutta una tecnica giornalistica già sperimentata dalla radio e quella vera. Durante l'incidente dell'Hindenburg, vi faccio vedere cos'era. Praticamente a New York c'era questo dirigibile, notare Esatto. le svastiche, un dirigibile tedesco,
che sta mostrando, diciamo, la sua grandezza, che però una volta preso il volo si schianta contro quella cosa lì, il traliccio, per poi cadere giù in basso. Alcuni riescono a salvarsi fuggendo dalla cabina, molti prendono fuoco, e poi c'è la gente che accorre. Nello stesso tempo c'è un cronista che sta parlando in diretta su quanto è avvenuto. Questa cosa Orson Welles con i suoi se la sono studiata molto, per cui hanno cercato per la Guerra dei Mondi di rendere la stessa efficacia di questa trasmissione radiofonica. Nel stesso tempo si sfrutta anche la generale insicurezza politica che c'è in Europa, dove c'è questo signore appunto. Con la Guerra dei Mondi ha cambiato le carte in tavola, trasformando la lettura in un romanzo, che tra l'altro ampiamente annunciato pubblicamente, in una trasmissione musicale interrotta a bollettini, notiziari e interviste, fino alla diretta radio di una catastrofe ambientata nel giardino di chi ascolta le trasmissioni. E alla fine è questo l'effetto finale di tutto quello che avviene, perché tutto quello che viene ascoltato sembra quasi avvenire nel giardino di casa. E soprattutto c'è questa capacità di fare slittare il testo da una trasmissione, da un romanzo a una trasmissione musicale, fino a diventare notiziario e poi notiziario di una catastrofe. E di questo slittamento, che tra l'altro nella narrazione avrebbe un tempo ben più lungo di quella diretta, praticamente si riesce anche a comprimere lo spazio e pensare di vivere uno spazio-tempo più ampio. Quindi il risultato è la fuga di 1,5 milioni di americani dalle case della città. Altro fattore che ha contribuito a destabilizzare gli ascoltatori è la posizione decontestualizzata di molti di quelli che stavano ascoltando, perché molti erano in macchina, era già l'altra radio. Infatti te lo scrissi, ma com'è possibile che c'è... E ci pensiamo all'autoradio. Sì, è quella, tra l'altro. Per cui praticamente molti, sono le 8 di sera della domenica, stanno rientrando dal weekend, quindi tanto traffico del ritorno a casa, tanto traffico che a un certo punto aumenta di velocità e la polizia cerca di fermare, non ci riescono, ed è gente che sta già fuggendo in pratica. Stando in macchina non si rendono conto, appunto, di contestualizzati, se quella cosa era vera o no. Facendo addirittura zapping, prima stanno ascoltando il ventrilogo, poi entrano nella radio proprio nel momento in cui c'è un momento di acme molto forte narrativo, pensano che sia vero. Alla radio succedeva sostanzialmente questo, per cui queste sono proprio le scene. Wells con la sua voce, poi vedete che parlo giovanissimo, che aveva 23-24 anni. Questi sono tutti i collaboratori. Di solito mettono in piedi lo spettacolo, la lettura, in una settimana. Per cui c'è uno sceneggiatore che deve immediatamente, nel giro di pochi giorni, scrivere una sceneggiatura. Poi la devono leggere e interpretare, poi nel frattempo il musicista deve creare anche la musica e creare, diciamo, tutte le strategie narrative. Tutto questo deve avvenire in una settimana, quindi di romanzo in romanzo, quindi un lavoro grossissimo. Tra l'altro Orson Welles nel frattempo stava lavorando anche a teatro, per cui la situazione era abbastanza, diciamo, frenetica. Vedete che da una parte c'è l'orchestra, qui ci sono gli attori, là c'è Orson Welles che in qualche modo dirige, ma soprattutto c'è anche la voce principale. Una voce riconoscibilissima, per cui anche il fatto che poi non abbiano riconosciuto la voce di Welles. Qui vediamo un momento in cui stanno... Ma diciamo l'elemento più importante è che ci sono questi signori qui davanti. Perché oltre alla musica, oltre alle strategie che abbiamo detto, la parte più importante è quell'aspetto, diciamo, del suono, quindi non della musica, ma del suono. Praticamente con un'efficacia e con una modernità anche innovativa,
sono quelli che hanno inventato le sonorizzazioni alla radio e poi al cinema, hanno creato tutti quei suoni che poi riescono a dare un senso, il senso ambientale, il senso dello spazio, il senso della lungamente hanno cercato, ad esempio, il suono per quanto riguarda Dracula del paletto che si infila nel torace del vampiro, finché hanno trovato che il più efficace era un paletto su un tocomero. Però appunto tutte queste ricerche di strategie sonore più metaforiche possibili, che diciamo reali, soprattutto per intenzione dei fonici, che erano veramente bravi, hanno dato l'idea che sostanzialmente l'astronave che si sta svitando per far uscire i marziani, la folla attorno, tutte le varie ambientazioni, tutte le varie situazioni ambientali fossero assolutamente efficaci. Ma poi, ancora più di tutti, a rendere efficace il lavoro è stato il dosaggio dei silenzi, in particolare questo che è stato fotografato e immortalato, dove il giornalista che sta parlando alla radio a un certo punto sembra come se gli cadesse il microfono per terra, perché stanno arrivando i marziani contro di lui, e c'è un silenzio di 5 secondi alla radio sono un'eternità, specialmente in un momento di apne. Lui cosa ha sfruttato per fare questo? Non soltanto la bravura di questo silenzio, la capacità di usare il silenzio, ha fatto, diciamo, ha fatto una creazione, ha aspettato in quel momento lì che i radioascoltatori facessero tapping, cioè praticamente dall'altra trasmissione passassero la sua, e proprio in quel momento ha fatto accadere la cosa più eclatante dal punto di vista drammatico. Quindi ha saputo, cioè conosceva bene il meccanismo della radio, conosceva bene il meccanismo E anche poi dell'ascolto. l'insesto dei programmi, perché di là c'era Comiso prima, no? Cioè, scritto. Fu un disastro, appunto. 1,5 milioni di gente in fuga, molti dei quali non sono rientrati in casa prima di 3 mesi, con assistenti sociali, psicologi, eccetera, una cosa dilattante, quindi che ha prodotto effetti seri. Per fortuna nessun morto. No, uno è morto di infarto, credo. Ha forse avuto Forse ha l'interno avuto un della infarto o sì, per che altre però. cose. Diciamo, la colpa si era presa la NBC, la CBS, se no avrebbe dovuto. Lui ha fatto finta di non saperne niente, perché non sapevano niente di quello che stava accadendo fuori, invece c'è una strategia ben precisa, no? Studiato tutto a tavolino in pratica. Qui vediamo che sta parlando i giornalisti in maniera preoccupata, falso. E qui lo vediamo appunto rispondere alla situazione. L'effetto è stato che ha avuto un grosso contratto da Hollywood. Ecco, per realizzare con carta bianca questo film, che è stato, diciamo, il film a quarto potere che rinnova il linguaggio cinematografico. Nel mio libro parlo anche di Cuore di Tenebra. Non è un caso che Orson Welles, in realtà, prima di fare il quarto potere, avrebbe voluto mettere in scena, aveva già preparato anche scenografia e tutto quanto, il set addirittura di Cuore di Tenebra. E qui veniamo, diciamo, invece al mio lavoro. Il nostro lavoro sulla guerra dei mondi si muove innanzitutto partendo dalla concezione dello spazio che anima l'operazione di Welles, cioè questa del rapporto, diciamo, con il pubblico, appunto. Queste strategie spaziali. Ma qui non arriveremo mai al mio lavoro. Allora, questa qui è una radio bolognese degli anni Vengono le lacrime agli 70, sì, occhi. appunto. È stato un momento, negli anni 70, che sono nate le cosiddette radio libere, cioè bastava andare sul tetto, mettere un'antenna che aveva la capacità di captare e di distribuire, diciamo, le onde radio. Grazie, diciamo, alla tecnologia di quel momento, e si poteva fare una radio personale.
Per cui diciamo diversi gruppi, in questo particolare dei gruppi decisamente di sinistra, come ho detto, poi c'è una radio cattolica, radio insomma, di vari approcci, fondano diciamo, questa radio dove, adesso senza parlare tanto, quanto si vede già l'approccio libero anche attraverso le grafiche, guardate questa idea di Bologna con Radio Alice che si sparge, diciamo, per tutta la città, quindi diventa la radio che parla a tutti. Quando c'è la possibilità di telefonare l'ascoltatore e parlare in diretta, no? Quindi oggi si fa Ma media dati, io normalmente all'epoca. ci sono Sì, stata anche. più volte. Questo è quello che succedeva dentro la radio, quindi situazioni poco, diciamo, formali, quanto più La cosa informali divertente è che a noi possibili. sembrava di essere governati dal resto, allora. Cioè, Sì, infatti. pensa come Sì. sono cambiati. Sì. Alice il diavolo. Le trasmissioni parlano un linguaggio libero, talvolta sono delle cose da David, quindi hanno proprio un approccio anche poetico, diciamo letterario. In quel momento anche il teatro ha un altro modo di porsi. Dico tutte queste cose perché sono fondanti per il lavoro che poi dopo abbiamo fatto. Nuovi spazi per una nuova concezione della società. La concezione del nuovo teatro parte da questo contesto, del contesto politico, sociale, giovane, appunto, studentesco di quell'epoca, dove c'è quella che si potrebbe dire la forma assembleare, dove si disputano le tematiche di vario genere e dove la lotta, diciamo, si fa insieme. Studenti, operai. E della nostra vita decidiamo noi. Bravo. Quindi, non c'è neanche di là. Inizio. Spazio prospettico contro lo spazio vista, come direbbe Umberto Eco, in un suo articolo. È, diciamo, emblematico questo fatto che è avvenuto alla Sapienza a Roma, all'università. Praticamente c'è un'università occupata. Una grande occupazione che dura giorni, tanto che a un certo punto il comunista decide di intervenire in qualche modo attraverso la CGIL, attraverso il suo presidente Luciano Lagnà. Abbiamo visto prima questa situazione di gruppo, qui invece vediamo il podio e la visione prospettica. Una visione completamente opposta, cioè arriva il responsabile della CGIL, cioè in qualche modo la politica conformata, quella che è una politica istituzionalizzata, che invece parla dal podio a un'assemblea con microfoni troppo sparati, troppo poco equilibrati dal punto di vista della capacità di ascolto. E succede questo, che praticamente cacciano Lama, Luciano Lama dal podio, poi dall'università, tanto che se ne deve andare via con il cordone del servizio d'ordine. E poi costruiscono anche i fantocci con anche tutta una serie di slogan. Da qui si produce anche letteratura, diciamo così. I primati della natura e l'ama, appunto. La reazione è stata questa poi, perché naturalmente. E c'è questo poeta, Nanni Balestrini, che scrive Le avventure della signora Richmond, dove praticamente prende spunto da tutti questi slogan che sono stati scritti, tipo dite all'ama che non l'amo, o l'ama non l'ama nessuno, eccetera, eccetera, e scrive, diciamo, questo testo dove praticamente quello che vedete in nero sono tutti gli slogan degli studenti, mentre quelli, diciamo, in chiaretto sono le parole, diciamo, misurate della politica, appunto, della CDN, insomma. E vedete che poi il linguaggio, questi qui sono dei testi di Nanni Balestrini, sono liberi. Per cui c'è questa idea di libertà che fondamentalmente si interpreta per certi versi, quella spazialità che poi vediamo anche nella piazza, che è quella dell'assemblea, appunto. E
ci si rifà nello stesso tempo alle avanguardie. Nel teatro succede questo, non c'è più un posto specifico per l'attore, gli attori si aggirano ovunque, contatto immediato del pubblico con gli attori, spettacolo destabilizzante perché coinvolgente, una cosa coinvolge quindi destabilizza, il pubblico è inserito nell'azione, quindi c'è una dimensione collettiva liberale. E questo è il teatro di quell'epoca, questo qui è il famoso Orlando Furioso di Luca Ronconi, dove praticamente pubblico, attori e scene sono tutte insieme, come nell'antico teatro medievale. Qui ancora vedete sempre il pubblico, sono rappresentazioni di diverse città, ma che avvengono sempre con questa modalità. Oppure variazioni che arrivano simultanee, gli attori recitano il proprio monologo al singolo attore. Questo qui è il palcoscenico di 1789 di Ariane Schin, del Teatro du Soleil, che è stato realizzato però a Milano. E vedete tutti questi palchi con in mezzo il pubblico, praticamente il pubblico può seguire una cosa, non può seguire l'altra, mentre l'altro terzo del pubblico segue l'altra cosa, eccetera. Per cui sostanzialmente ognuno sceglie cosa vedere. E vedete che la situazione è decisamente assembleare, ben poco teatrale nel senso convenzionale del termine. Questo qui è Utopia di Luca Ronconi, c'è sempre il pubblico lì. Questo qui gli ultimi giorni dell'umanità di Ronconi, all'indotto di Medi di Torino, è lo stesso con il pubblico che si distribuisce dove ci sono le azioni. Praticamente succede un po' come nella commedia dell'arte o come nel dramma sacro medievale, dove vedete appunto lo spettacolo e il pubblico sono tutti insieme. Praticamente questa è la concezione teatrale intrapresa da Luciano Lama, la visione prospettica centrale, della classica, diciamo, del teatro italiana, quella della prospettiva, appunto. Città ideale, Urbino. Poi il città ideale. Già, ad esempio, con il Festspielhaus di Bayreuth di Wagner abbiamo una posizione diversa, perché il pubblico è tutto insieme, non è diviso per caste, diciamo così. Anche se tutti convergono verso il palcoscenico. Qui invece nel teatro totale di Walter Gropius in Piscator, sono nell'ambito del teatro politico degli anni 20 e 30 in Germania. Vedete quello là tondo e il palcoscenico, ma il meccanismo del teatro ha la possibilità di ruotare e cambiare la posizione del pubblico. Lo spettacolo sta in mezzo. Quindi a seconda dello spettacolo, a seconda delle varie vari momenti dello spettacolo, cambia la forma del teatro, con l'idea che la società non è immobile, ma cambia, può mutare. Il spettacolo non è stato mai realizzato, ma gli spettacoli di Erwin Piscator hanno avuto comunque tutti quella logica. Da questa cognizione nasce l'idea, nel 2005, di questo Wells Experiment. Questa qui era la locandina. L'abbiamo realizzata all'interno del Centro Arti Visive e Batteria di Pesaro, che è uno spazio ampio. E l'idea appunto di avere tanti monitor, perché il discorso era spostato sulle televisioni, dove c'era una simultaneità di narrazioni che in realtà erano distribuite temporalmente nell'arco di uno spazio deambulatorio, cioè che ci si sposta. Quindi anche con monitor TV, il monitor TV vecchio stile è sempre più iconico rispetto allo schermo LCD, per cui è sempre più funzionale dal punto di vista visivo. E poi c'erano tutta una serie di schermi che hanno una capacità luminosa molto ampia, legati a uno spazio dove il suono era ambisonico, per cui sostanzialmente il suono era coinvolgente, era immersivo. L'idea è quella di creare una situazione totalmente immersiva. Qui vedete le luci a LED. Nel 2005 le luci a LED erano assolutamente sperimentali. Oggi sono una cosa che è stato pochissimi anni. Noi abbiamo avuto qui una sponsorizzazione tecnica per fare questo lavoro. Eravamo pieni di strumenti, per cui volevano provare anche questi LED. Oggi qua facciamo le lampadine a LED in casa, quindi ben cambiate.
quindi al buio si produceva, diciamo, questo effetto. Da qui anche un'edizione multischermo per la Mostra Internazionale del Cinema, dove praticamente, non potendo replicare la videoinstallazione, che ha bisogno di uno spazio, all'interno di una sala abbiamo distribuito la narrazione su più schermate all'interno di un unico schermo. Per cui quei giornalisti che parlano, poi il discorso dei pianeti, dell'invasione, attraverso le antenne radio, eccetera, eccetera. Quella è una videoinstallazione. Cos'è una videoinstallazione? Perché adesso cerchiamo di capire cos'è una videoinstallazione attraverso i nomi, diciamo, più grandi di questo discorso. Praticamente la videoinstallazione è una fase immersiva, appunto. Cioè si entra in uno spazio dove attraverso le immagini e i suoni si è sostanzialmente coinvolti. Questo Douglas Gordon, penso da lui, è famoso soprattutto per questo lavoro su Psycho. Praticamente veniva proiettato Psycho, rallentato in maniera tale che durasse 24 ore. Quindi immaginatevi un film di un'ora e mezza dilatato Dove è per stato fatto? 24 ore. A New York la prima volta, però io l'ho visto anche a Venezia. Anche a Venezia. Sì, qui vediamo che oltre al fatto che per vedere il rallentamento, eccetera, in ogni spazio il video viene composto o presentato in maniera differente, qui addirittura con l'uso di alcuni monitor. Qui in uno spazio anche frammezzato dalle colonne, messo tutto in rettilineo. Questo cosa comporta? Comporta che non è che arriva lo spettatore fuori 24 ore. De Lillo, lo scrittore, ha scritto un romanzo dove una parte è ambientata all'interno di questo contesto e c'è il suo protagonista che appuntate, diciamo, a vedere questa installazione e nota come lo spettatore o va lì e staziona oppure... Come succede spesso nei musei, quando si va alla Biennale di Venezia, dove ci sono tanti video, uno non ha più tempo di tanto di vedere tutto quanto, cosa fa? Prende e passa, dà un'occhiata e poi passa. Cioè, poi si compra e passa. Quindi c'è una forma di distrazione. Quindi c'è chi vuole partecipare, quindi crearsi un'esperienza all'interno di questo contesto, ad esempio in questo caso di questo rallentamento delle porte. Invece prende passo in pratica. È una cosa su cui ci abbiamo un pochino ragionato su questo aspetto, e poi in seguito vi dirò. Vedete, quindi il pubblico, in questo caso, sta semplicemente transitando. Perché qui sono altri lavori, sempre di Douglas Gordon. Qui diciamo, il personaggio diciamo, più eclatante, diciamo, così più grande degli artisti contemporanei, Viola, italo-americano, è lui, il quale in particolare con questa disinstallazione, che tra l'altro ho avuto la possibilità di vedere, abbiamo sostanzialmente cinque schermi, sono cinque angeli per il millennio, che in una situazione del tutto acquatica, con i video sparsi nell'ambiente, ci sono alcuni di questi umani che scendono in acqua, salgono dall'acqua, sprofondano nell'acqua, sono all'interno dell'acqua, quindi sono, diciamo, diverse inquadrature dell'acqua, di questi angeli all'interno, diciamo, dell'acqua, rallentatissimi. Per cui per starci all'inizio sembrano quelli dei quadri, poi vedi che si muovono, sono realizzati attraverso delle tecniche, una sponsorizzazione grossa della Sony che realizza gli schermi appositamente per lui e che danno la possibilità di creare questi rallentamenti molto forti. E ricordo in un articolo che avevo letto a suo tempo, quando l'hanno fatto per la prima volta a Londra, si parlava di come la gente bivaccava a lungo
anche sedendosi, accampandosi, proprio per vedere tutto quanto. E lì deve avere la capacità di vedere cosa c'è di qua, di là, eccetera, quindi di vivere appunto l'esperienza. C'era gente che tornava in continuazione, perché ci tornava il giorno dopo, eccetera, tanto. E c'è sempre un rumore di fondo, un suono di fondo, un rumore come quello che il bambino sente all'interno del ventre materno. Quindi una cosa totalmente accogliente e, diciamo, in qualche modo che rimanda alle nostre memorie più lontane. E queste sono le immagini. Qui lo ha realizzato all'interno di un vecchio gasometro tedesco e sono, erano distribuite, diciamo, sulle diverse pareti. Qui in una sala più o meno, come quello che ho visto io alla Guggenheim di Bilbao. Dentro questo qui è un'altra installazione dove avviene tutto lentissimo, c'è questa gente che staziona, poi arriva l'acqua e poi succede questo. E tutto questo avviene con una lentezza incredibile. E così questa discesa di acque che fanno assomigliare questa donna alla Maddalena di Donatello, qui ci sono sempre i riferimenti iconografici alla pittura italiana. E anche alla scultura, perché ci sono i suoi pietre. In questo caso è una scultura di Donatello, cioè. Il fuoco, no? Sì, prende fuoco lentamente questo personaggio bellissimo, questa installazione. Adesso ci arriviamo la mostra. Sì, infatti. Qui, ad esempio, l'incontro delle tre donne, appunto, nel Vangelo, con il riferimento del quadro di contorno a cui è tirato. E anche questo avviene tutto lentissimamente, quindi è un quadro in leggero movimento. Vedete, qui sono, quando si arriva di fronte a questi, sono praticamente dei ritratti fotografici, poi ci si accorge che si stanno muovendo e stanno praticamente aumentando il loro patema. E anche questi qui sono lentissimi, per cui quella situazione statica iniziale per poi arrivare, diciamo, a quello scatenamento emotivo, così avviene lentissimamente. Quindi sono dei quadri in movimento che ci rimandano, tra l'altro, alla tradizione iconografica italiana. Ad esempio, in questo caso, vediamo arrivare verso di noi questo corteo e succede esattamente come la pittura italiana. Cioè vediamo, che ne so, una Madonna piangente. Noi occidentali sappiamo che la Madonna è di fronte al Cristo morto, anche se il Cristo non lo vediamo, è automatico per noi. Questi stanno venendo verso di noi in una situazione sostanzialmente analoga, però poi una data dell'opera ci dice anche che è legato all'11 settembre. Quindi. E così anche questo riferimento al Mausolino da Panicale con il sepolcro e poi l'emersione di Cristo dal sepolcro e via di seguito. Qui vediamo anche la presenza del pubblico. Per cui questi spazi si possono vivere, ecco questo qui ad esempio la mostra fatta in Italia a Firenze dove si mettevano in relazione quasi l'ispirazione con il mondo. Vediamo appunto, come dicevo prima, che c'è chi partecipa, diciamo, all'interno di questo spazio, c'è chi invece è distratto. Però bisogna tener conto sostanzialmente al momento in cui si fa un'operazione del genere se ci sono le condizioni effettive per farlo. Per fare le video installazioni vuole tanta tecnologia, cioè i soldi, detto in altri termini, non sempre è possibile, le mezze cose non si possono fare. Per cui si può fare un passo indietro. L'edizione che abbiamo pensato, ancora in realtà l'abbiamo solo scritta, non realizzata. Siamo tornati a lui, perché mentre il primo lavoro è ispirato a Orson Welles, questo qui invece è ispirato a H.G. Wells. E non solo, perché il fronte letterario su cui abbiamo lavorato è Wells, Conrad, Bram Stoker, Mary Shelley, Samuel Beckett e Bradbury. Mentre invece, scusa se ti interrompo un secondo,
Avete volutamente lasciato fuori il cinema, cioè i film, i due film. Sì, Cioè siete più legati alle opere letterarie e sì. E, diciamo anche teatrali, perché c'è Samuel teatrali. Beckett che diventa un po' l'anima portante di questo lavoro. Le tematiche le abbiamo spostate, diciamo, anche su una cosa che interessava, da cui parte lo stesso Wells, ma che riguardano, diciamo, quello che arrivo. E fondamentalmente questa idea è che le gente degli altri mondi sono questa volta migranti, e che in qualche modo ci fanno paura, per cui abbiamo pensato sostanzialmente a uno spazio completamente differente, un tavolo, a casa dello spettatore, una cuffia per ascoltare il lavoro e lo sguardo sul monitor, una cosa semplicissima. Ma se si registra il lavoro con un impianto binaurale, ad esempio c'è una tecnica di registrazione dove si può registrare l'ambiente, mettendo una cuffia sulle proprie orecchie, poi attaccate al dispositivo, e sostanzialmente si registra come se io ascoltassi. Per cui quello che viene riprodotto è un suono ambientale, che ascoltato in una sala ambisonica diventa spazializzato, ma in realtà è spazializzato anche se lo senti in cuffia a casa, anche per le cuffiette che avete nel telefonino. Per cui è possibile, attraverso tutta una serie di strategie, distribuire il suono, per cui il suono può venire dall'alto, può venire dal di lato, può ruotare attorno a te, eccetera. Per cui si crea un effetto coinvolgente. Per cui abbiamo pensato a questo lavoro di Beckett, di Joe, che è un lavoro per la televisione, dove c'è questo personaggio che a un certo punto si siede, e poi viene avvicinato dalla telecamera, e per la televisione quindi c'è la telecamera, per 9 volte successive, finché si arriva al suo primo piano, e nel frattempo la sua emozionalità, diciamo così, viene in qualche modo accentuata dal primo piano, e c'è una voce fuori campo che lo sta martellando, un po' come se potesse scatenare una sorta di senso di colpa. Per cui noi siamo partiti un po' da questa idea, per cui il soggetto è un soggetto occidentale a cui si fa scatenare l'idea di senso di colpa relativo al discorso dei migranti, al discorso dell'immigrazione, al discorso dell'ecologia, eccetera. Dove il discorso dell'isolamento dai contesti in cui dovremmo invece mischiarci, mescolarci, ci dà la possibilità di capire meglio, diciamo, come, che deriva stiamo prendendo. L'idea dell'installazione poi dal vivo, perché poi abbiamo pensato anche una forma di installazione dal vivo, da replicare quello che è la forma, diciamo, dello spettatore chiuso in casa, in questo caso diventa un attore che sta subendo attraverso una cuffia e attraverso lo sguardo su più monitor che trasmettono immagini come quelle delle telecamere di sorveglianza, all'idea di un mondo telesorvegliato su cui stanno accadendo i peggiori disastri. Tra l'altro, andandomi a cercare materiali, quanti materiali presi da diverse parti italiane, si vedono telecamere che puntano in un ambito e poi arriva l'inondazione campiana, eccetera. Sì, ecco. Per cui queste immagini diventano ancora più autorevoli di una bella immagine filmata da documentarista. E le situazioni ambientali di cui parliamo nel lavoro, sono legate soprattutto a un'idea di migrazione che non si sposterà soltanto da sud, ma si sposta anche da nord, perché al nord, dove c'è l'Artico e dove l'Artico si sta sciogliendo, le situazioni sono più accelerate. Per cui, ad esempio, quelle immagini dell'Alaska con i paesi inondati sono una cosa, diciamo, che già sta avvenendo. Per finire, qui si parla appunto di poetica del fan footage, e quella che sostiene in particolare il mio lavoro video
spirito da collezionista, bibliofilo, cinefilo, di colui a cui piace accumulare frammenti. Perché, ad esempio, quando vedrete, se lo vedrete, il West Experiment, non, alcune immagini le abbiamo girate noi, ma la maggior parte sono tutte prese quella da film, o da documentari, o da telegiornali. È l'idea del lavoro con il materiale d'archivio, in qualche modo il lavoro da documentarista di storia, perché il documentarista di storia non fa altro che cucinare immagini già esistenti. Ma diciamo questa tecnica permette sostanzialmente di prendere le immagini che magari ti hanno particolarmente colpito dal punto di vista visivo e espressivo e di cambiarne significato e posizione. Per cui è una sorta di collage che è diventata, diciamo, una delle tecniche più utilizzate nell'ambito del cinema sperimentale. E poi, grazie al fatto che così c'è un piacere nei confronti del cinema e quindi il piacere di andare a prendere immagini di altri e lavorarci sopra. E così il libro stesso, che per certi versi è confusionario, cioè nel senso che confonde, mette insieme tante robe, tante cose, cosa fa? Non è altro che un accumulo di elementi che poi effettivamente tra di loro si vanno a ricongiungere. Alcune pensate già dall'inizio, alcune che sono aggregate durante il lavoro, alcune cose vengono da riflessioni successive. Mentre parlavi, a parte che abbiamo fra il pubblico un ex studente già plurilaureato che è venuto solo per ascoltare te, quindi sono molto Faccio un'obbligata. contenta. Pure il libro. Allora, no, mi è venuto in mente, non so, un film che forse avete visto, tu credo di sicuro, che è Don't Look Up. Perché mi è venuto in mente per contrasto con questa eccedenza dei media. C'è questa scena finale, se ricordo bene, in cui arriva la catastrofe, dove la famiglia riunita non ha né la TV né la radio accesa, se ricordo bene. Cioè si torna a una condivisione intorno a un tavolo. E questa cosa mi ha incuriosita molto come finale, perché per tutto il film è proprio un film dedicato alla manipolazione mediatica. Deve arrivare praticamente sulla Terra l'asteroide che distruggerà tutto, e ci sono le varie modalità di autodifesa, fra virgolette. Cioè, primo facciamo finta che non ci sia niente, quindi don't look up, non guardate in alto e facciamo finta di niente. Poi, no, arriverà e quindi dobbiamo fare questo. Magari anzi, meglio che arrivi, perché così sfruttiamo l'energia che ci porta con le terre rare, queste cose qui che porta con sé. Cioè, ci sono le varie possibilità e poi alla fine non si riesce a combinare un tubo. E c'è questo finale che è proprio ripulito da tutto questo rumore dei media. E poi la catastrofe arriva comunque, e arriva proprio forse perché questa volta è vera, non è una messa in scena. E quindi il vostro lavoro, secondo me, si colloca proprio in una prospettiva, mi viene da lì, è poco italiana, perché non è che qui ci sono molte di queste cose come quelle che fate voi, mentre invece il cinema, la produzione, appunto, le video installazioni all'estero sono molto Sì, più certo. avanti. Sì. Ecco, questo. E l'altra cosa che invece volevo dire è il discorso che ieri parlavamo dell'invisibilità, del nemico invisibile. Perché in realtà noi sentiamo i suoni, no? Essendo la radio, parlo di Wells adesso, e c'è stata molta cura per i suoni perché ovviamente non potevano, cioè se avessero descritto com'era, contava molto meno rispetto al fatto di sentire i suoni. Però in realtà consideravamo anche il fatto che poi la gente che fugge in strada. Cioè, non è che vedono, No. non vedono niente, però scappano lo stesso. Questo è incredibile, se ci pensi. Infatti, Bill Viola è un'esperienza. Io ho avuto una fortuna maggiore della tua perché io non l'avevo mai sentito nominare. Poi ero a Los Angeles e il mio amico che mi aveva ospitato mi ha detto: devi andare assolutamente a questa. Per cui io non avevo pregiudizi, ho avuto l'input giusto e mi ha fatto impazzire.
E da allora mi sono vista tutte le mostre che ha fatto. È un'esperienza proprio anche perché ti ristruttura nella tua percezione del tempo, dello spazio e del tempo. A parte che tutte le mostre sono sempre al buio, no? Di solito è così, per cui entri in un ambiente dove all'inizio fai anche fatica a vedere. Poi un po' alla volta capisci com'è la situazione, ti sposti da un quadro all'altro, da un video all'altro, poi li puoi rivedere più volte. Io per esempio non uscirei più, mi devono venire a prendere. Ed è veramente un'esperienza perché non esiste niente di uguale. Tutte le video installazioni hanno ognuna un suo linguaggio, un suo registro, diciamo. Ma quelle sono... parte che ti uniscono al passato in un modo pazzesco, perché vedi i grandi capolavori dell'arte italiana e poi li vedi reinterpretati appunto in questo modo, ma senza la pretesa che ci sia un messaggio esplicito. Non è che tu devi capire che cosa vuol dire quello. La profondità di un mondo. Però senti veramente lo spessore dell'esperienza esistenziale, secondo me, con Bibbiola. Questo è... Però, insomma, lui non sarà Bibbiola, ma ragazzi, vi assicuro che vedere le sue cose è un'esperienza, oltre che un esperimento. Ho visto che c'è su YouTube, se è possibile vederlo. Sì, sì. Ecco. Vi potrà sembrare all'inizio noioso, perché non siamo abituati a quel genere di visione, cioè non è un telefilm, però bisogna avere pazienza e poi ne parliamo insieme, chiaramente. Grazie, ancora grazie, Roberto. Thank you.